Le emozioni, visto che siamo per partire, quali sono? Adrenalina a palla, è da ieri sera che sono sul percorso per dare la massima sicurezza a tutti i ciclisti, il quale ringrazio, che in questa prima manifestazione sono veramente tanti a partecipare e tanti a sposare la mia scommessa, che è quella di revocare il vecchio tratto romagno, la vecchia strada della transumanza, con una formula nuova, con una formula ciclistica che magari, ecco, io un poco scopiazzato da quelle belga, diciamo, delle Fiandre, dal pavé, dalle strade bianche di Siena, mi sono messo in mente, ecco, di rievocare il tratturo e creare il nostro tratturo, quindi una medio fondo che calca un po' queste strade ignoranti dei vecchi pastori del passato. Quale dei quattro tratti di tratturo è più duro per i ciclisti? Sono stati scelti, mirati per dare sicurezza, quindi i tratti sono tutti e quattro impegnativi in quanto in leggera ascesa e hanno la particolarità del fondo da tratturo, e quindi questa particolarità renderà tutti e quattro i tratturi impegnativi e l'intero percorso, anche se breve, 90 km, che porterà ad avere un vincitore degno della vittoria in quanto veramente impegnativo. C'è anche per la salita di Pietranico punte del 10% di pendenza, è completo questo percorso nonostante sia di 90 km? Sì, quest'inverno quando siamo venuti qua a fare sopralluoghi insieme ai miei collaboratori abbiamo cercato di creare una gara che possa avere un gruppo compatto per un terzo, un gruppo battagliero per un altro terzo e poi i tratturi che daranno la sentenza per il vincitore. Da quanto tempo è in programma questa medio fondo? Da quanto ce l'hai in testa? Guarda, è una notte insonne che mi ha portato poi a crearlo. Ringrazio il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, il quale è un mio compagno di partite di tennis, e mio padre, il quale per un'eredità mi ha detto: guarda, quella legnaia è sul tratturo, quindi ho una proprietà sul tratturo. Parlando di tratturo con Simone Palozzo mi ha detto: guarda che il tratturo è il nostro patrimonio. Mi sono informato e ho creato questa gara, questa scommessa, questo progetto. Hai detto che hai preso spunto da diverse corse. Una cosa che magari nella prossima edizione vorresti introdurre, un particolare che magari adesso non c'è ma che pensi di poter migliorare? Miglioreremo innanzitutto i quattro tratti presenti quest'anno e magari inserire qualche altro tratto, creare una doppia gara in modo che a persone che vogliono iniziare dare un percorso più accessibile e meno impegnativo e a persone magari più caparbie e più preparate un percorso ancora più impegnativo. Quindi sarà ampliata, sarà inserito un altro comune dei tratturi che è quello di Corvara e quindi faremo una doppia gara e un doppio percorso. Parlando tecnicamente, la bici perfetta come deve essere per una gara di questo tipo? La bici perfetta, tutte le bici di ultima generazione è perfetta, basta avere freni a disco e basta avere un copertone 25-30 e il percorso è abbordabile con la totale sicurezza e fluidità. E tanta voglia di divertirsi soprattutto? Sicuramente quello, in primis l'organizzazione ha voluto dare sicurezza ai ciclisti e divertimento e poi godersi veramente questo territorio. Ettore Carlini, vittoria importantissima, bella, raggiunta nel finale, ma che emozione in casa tua raggiungere questo successo? È stato bello vincere qui in casa, sì, abito vicino, quindi è stato bellissimo, bellissima gara, bellissimo percorso, molto suggestivo, duro, la gara è uscita molto dura, però mi è piaciuta molto. Il punto più bello di questa gara qual è stato, il più emozionante? Beh, sicuramente dalla parte centrale in poi è stata con gli sterrati, strappi veramente impegnativi, la salita finale era bella, quindi dai, mi è piaciuta molto, ma nel complesso tutta. Un miglioramento che si può fare per questa gara secondo te nel futuro? Ma no, per me va bella così. Come gara è stata dura, ma ho dato il massimo, quindi ce l'ho messa tutta. Ecco, raccontami l'emozione di imboccare il tratto romagno. Beh, l'emozione è sempre grandissima. Io dovevo andare alle strade bianche, ma purtroppo ho avuto una caduta, quindi oggi mi sono rifatta. Con gli interessi? Sì, sì. A chi la dedichiamo questa bella vittoria? Un po' a tutta la famiglia, alla squadra, soprattutto all'organizzazione, che è stata una gara fantastica. Una gara fantastica! Ci lasciamo con queste bellissime parole. Vi lascio.
lascio l'applauso per le prime tre principesse, Morgana, Valeria e Valentina. Voglio ringraziare Francesco e tutto lo staff per aver portato questa grandissima manifestazione qui a Rosciano. Come diceva, c'è tanta voglia di ripartire. Oggi possiamo segnare che è il giorno della ripartenza, in una giornata importante, una giornata della festa dei lavoratori, la vogliamo fare con grande brio, all'insegna dello sport e all'insegna soprattutto del Trattù Magno, che è un tratto identitario delle nostre tradizioni e delle nostre radici, soprattutto in onore di un grande categoria di lavoratori che sono proprio gli agricoltori che contraddistinguono le nostre terre e le nostre aree. Tratturo, storia, tradizione, ma anche Rosciano, un bellissimo borgo. Avete in mente altre manifestazioni di questo tipo per il futuro, oltre a una prossima edizione ovviamente del Medio Fondo Trattù Magno, ma c'è nella testa di voler valorizzare ancora di più questo territorio? Lei ha detto ripartenza, quindi penso di sì. Assolutamente sì, stiamo lavorando per la valorizzazione del tratturo e questa manifestazione sarà una delle tante manifestazioni che organizzeremo in sinergia con gli altri sindaci che sono appunto coinvolti in questo grande progetto. C'è tanta voglia, insieme alla collaborazione e alla grande sinergia con la Regione Abruzzo, in particolare col Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Francesco Di Ruscio ci ha detto che questa manifestazione è nata da una sua idea, no? Gli ha stuzzicato un po' la testa tra una partita di tennis e l'altra, però questa sinergia è stata importantissima per poter realizzare una manifestazione di questo tipo. Sì, Francesco è un amico, sono onorato insieme anche a Maurizio Formichetti. Sì, tra una partita e un'altra in questi periodi di chiusura purtroppo abbiamo deciso di organizzare e abbiamo deciso di ripartire insieme con questo grande evento, ma ce ne saranno anche altri. Ormai abbiamo segnato questa giornata, questa data importantissima anche per i prossimi anni, sarà un appuntamento fisso. Vedo che c'è tanta partecipazione, con grande soddisfazione avremo anche la possibilità di dare e di far vedere questo magnifico territorio e questi magnifici paesaggi che si attraverseranno da Rosciano, Cepagatti, Nocciano, Cugnoli, Pietranico, Alanno e Catignano. Sono aree bellissime, sono rimasti estasiati, quindi con grande soddisfazione lavoriamo per valorizzare i nostri territori.